Non sono molto bravo, non so fare molto bene i calcoli matematici, però volevo provare a dire con parole mie, perché ritengo una grossa fregatura questo fatto di passare dal sistema retributivo al sistema contributivo per quanto riguarda le pensioni. E come ormai, insomma, la mentalità dominante è convinta che sia molto più giusto il metodo contributivo, diciamo molto più equo, e critica aspramente chi è andato in pensione con il vecchio metodo retributivo che prevedeva che la pensione fosse calcolata con una percentuale dell'ultimo stipendio. Questo sistema contributivo veniva ritenuto molto, o viene, anzi viene ritenuto molto ingiusto, nonostante fosse il sistema corrente, fosse il sistema che io, come dire, lo conoscevo durante tutta la mia vita lavorativa, insomma, il periodo in cui ho lavorato io, questo vigeva. E come invece ritenga più giusto questo sistema contributivo, il quale può essere anche più giusto, ma diciamo che è molto più vantaggioso per lo Stato, molto meno vantaggioso per chi ne gode, tra virgolette. E allora viene da chiedersi se sia effettivamente conveniente utilizzarlo per chi ne gode, insomma. E se magari a questo punto non sarebbe il caso di fare una lotta per uscire addirittura, cioè per farsi una pensione privata, per evitare completamente di versare i contributi pensione. Perché personalmente, ma aiutatemi, insomma, vorrei capirci meglio. E quindi vorrei l'aiuto di chi se ne intende. Mi sembra che sia più vantaggioso gestirsi privatamente quei soldi piuttosto che lasciarli allo Stato in queste condizioni. Per esempio, sintetizzando molto, insomma, ma guardando un po' come è fatto il sistema, il calcolo della prestazione pensionistica viene fatto individuando la retribuzione annua lorda del lavoratore dipendente o i redditi conseguenti dai lavoratori. O i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi e parasubordinati. Calcolando i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo, 33% per i dipendenti e 20% per gli autonomi, vigente ogni anno per gli iscritti alla gestione separata, e poi determinando il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutato sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL determinata dall'Istat, e poi moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione che varia in funzione dell'età del lavoratore. Al momento della pensione, dal 2013, oscillano da un minimo del 4,304% a 57 anni a 6,541% a 70 anni. Hai una trattenuta per la pensione circa del 33% se sei un lavoratore dipendente. Ogni anno ti mettono da parte questi soldi e questi soldi vengono adeguati al costo della vita, calcolato secondo l'Istat, insomma, no? Secondo i coefficienti dell'Istat, ma non viene calcolato anno per anno, ma viene calcolato adeguato al costo della vita, facendo la media dell'aumento del costo della vita ogni 5 anni. E poi c'è una questione appunto di questo coefficiente di trasformazione. Permette, in base a vari parametri, molto complicati, è un calcolo molto astruso, di trasformare la quantità di contributi che tu hai versato durante la tua vita, di trasformarli in una quantità di pensione mensile. Tiene conto di tanti fattori, per chi non lo sappia. E questi fattori sono la probabilità di lasciare la famiglia che ha un soggetto di un certo tipo di età, l'aliquota di reversibilità, cioè la percentuale della sua pensione che potrebbe andare come reversibilità ai familiari, la tavola di sopravvivenza del superstite per età, insomma, l'aspettativa di vita che ha non solo il pensionato, ma anche il superstite in base all'età e al sesso, cioè quello che dovrebbe ricevere poi la pensione di reversibilità, il sesso del pensionato e il sesso del superstite, la differenza fra l'età del pensionato e quella del suo coniuge,
Poi una correzione per le modalità di erogazione, questo tasso di rendimento legato alla variazione del PIL e il tasso di indicizzazione delle prestazioni. Parametri molto complessi. Allora, la tavola di sopravvivenza, attualmente fornita dai dati di sopravvivenza del 1990, fonte Istat. Lo stesso la probabilità di lasciare la famiglia si riferisce ai dati del 1989, fonte INPS. L'età di pensionamento, che va dai 57-58 anni ai 65, ai 67, e poi vedremo. L'aliquota di reversibilità, che è di circa il 60%, la percentuale di riduzione per reddito. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu sommi il reddito alla pensione, mi pare di aver capito, insomma, che voglia dire questo, che se tu sommi al reddito di pensione un altro reddito, per esempio hai un affitto e quindi diciamo il tuo reddito aumenta, praticamente paghi più tasse, perché aumenta anche l'aliquota che tu paghi di tasse. Paghi un'aliquota più alta di tasse sulla tua pensione, che forma cumulo. Lo Stato ti paga a questo punto meno pensione perché ha più trattenute, perché si trattiene più tasse. I vari coefficienti di cui ho accennato prima, difficili da spiegare. Ma la conclusione di questa cosa è che nel calcolo che vedo, per esempio, cioè questo esempio, hai accumulato, hai fatto un montante contributivo di 380.000 euro nel corso della tua vita lavorativa. Vuol dire che ti sono stati trattenuti 380.000 euro per poi spostarli nella tua pensione durante la tua vita di lavoro. Allora tu dovrai, per calcolare la pensione mensile, questa sarà la somma dei contributi che tu hai versato nel corso della tua vita. A questo punto dovrai calcolare quanto riceverai al mese di questi 380.000 euro che hai versato. E allora dovrai moltiplicarli per questo coefficiente di trasformazione. Questo coefficiente di trasformazione che si riferisce all'anno in cui tu vai in pensione. E poi lo dovrai dividere per 13, che è il numero delle mensilità. Se per esempio tu vai in pensione a 62 anni, con questo montante contributivo di 380.000 euro, vuol dire che tu prenderai 1.440 euro al mese lorde, cioè 380.000 per 4,94, che è il coefficiente di trasformazione, diviso 13, che sono le mensilità. Quindi, tu hai versato 300, lo Stato ha 380.000 euro che tu gli hai versato di contributi durante la tua vita lavorativa, te ne dà 1.440 al mese se vai in pensione a 62 anni, che è già una buona età per andare in pensione. Se invece vai in pensione a 70 anni, ma allora le tue aspettative di vita sono più basse, tu prenderai 1.911 euro, 380.000, moltiplicato 6,54, che adesso diventa il coefficiente di trasformazione, sempre diviso 13. Voglio dire, tu hai accumulato un tesoretto nel corso della tua vita lavorativa, rivalutato di poco, no? Perché la rivalutazione rispetto all'Istat, quindi rispetto all'aumento del costo della vita, l'inflazione, insomma, no? È soltanto rivalutata in maniera abbastanza parziale, nel senso che lo scatto è sulla media dei 5 anni, ogni 5 anni, non annualmente, insomma, non un adeguamento annuale al costo della vita. E tu vai in pensione con questi soldi. Se però, come dire, tu sei solo, non hai figli, non hai moglie, insomma, e schiatti un mese dopo, tu questi soldi non li prendi. Prendi, se vai in pensione a 62 anni, dopo un mese hai preso 1.440, diamo per buono. E lo Stato si intascherà tutto il resto, insomma. Almeno da quello che capisco io. Se la situazione è questa, mi chiedo, e in più i soldi che tu hai versato, i 380.000 euro, tu non li vedrai mai tutti insieme, no? Tu li vedrai spalmati 1.440 euro nel corso della vita che ti rimane. Se hai 62 anni, provando a fare un calcolo, 380.000 diviso 1.440 vuol dire che ci vorranno 263 mesi perché tu rientri in possesso dei soldi che hai versato. 263 mesi
Vuol dire 21 anni. A questo punto, tu, soltanto per riavere mese per mese i soldi che hai versato, dovrai aspettare 21 anni. Vuol dire che tu arriverai a 83 anni per aver riavuto i soldi che tu hai versato, sui quali, tra l'altro, avrai pagato anche delle tasse, perché sono lordi questi 1.440 euro, e queste tasse li avranno fatti diminuire ulteriormente se magari a questi 1.440 euro avrai aggiunto un altro reddito tuo personale, per esempio un affitto di un appartamento che tu nel corso della tua vita avrai potuto costruire, avrai potuto comprarti. Ovviamente se tu muori prima, questi soldi che tu hai versato lo Stato non te li darà. Se muori dopo, potrai avere qualcosa in più. Però, insomma, tieni conto che da 62 anni sei già arrivato a 83, quasi 84. Insomma, le tue aspettative di vita si sono ridotte di molto nel momento in cui tu... Ed è probabile che se sei un uomo... Sei già morto perché sei già arrivato al limite. Allora io mi chiedo che senso ha tutto questo? Perché se io faccio una, come dire, questi 380.000 euro invece di darli allo Stato, me li metto via per conto mio, intanto ho una rivalutazione annua, ho un interesse annuo, che somma un interesse composto, insomma, no? Su questo capitale. Si possono staccare delle cedole che sono anche, in cui l'interesse viene ricalcolato 2 volte all'anno. Quindi posso avere rivalutato non solo il denaro depositato, ma anche gli interessi su questo denaro depositato. 380.000 euro, e in questo caso, e anche nel caso in cui uno si fa un'assicurazione, arriva ad avere una somma di 380.000 euro più, diciamo così, gli interessi, il reddito che questi 380.000 euro hanno potuto produrre nel corso della vita. Insomma. Può chiedere la restituzione di questa cifra, insomma, può avere questa cifra rivalutata tutta su un colpo. Allora io non devo più aspettare 21 anni, 22 anni, come in questo caso, per poter riavere i soldi che ho versato, ma li posso riavere subito e tutti, e con 380.000 euro subito e tutti, posso anche decidere di gestire la mia vita, di gestirmi questo capitale e di vivere con questo capitale a modo mio. Se ho bisogno di fare una spesa subito, non ho bisogno di chiedere mutui, di pagare altri denari alle banche. E nel caso, con 380.000 euro posso avere anche un certo rendimento, poi varierà secondo i tempi, non lo so, ma insomma, posso pensare che ci possa essere un rendimento tale per cui questi 380.000 euro possono aumentare nel tempo e in qualche modo già dal reddito che riesco a ricavare da questi soldi, posso tirarmi fuori una parte di quella pensione che invece lo Stato mi dà lordo di 1.440 euro al mese per gli anni rimanenti. Diciamo che secondo questa modalità di calcolo, che apparentemente sembra tutta così chiara, insomma, l'interesse è tutto da parte dello Stato, insomma, no? Non c'è più... Diciamo che il pensionato a questo punto avrebbe tutto l'interesse a gestirsi per conto suo questi soldi. A questo punto, insomma, è chiaro che uno, tra l'altro, prima di riuscire a mettere via 380.000 euro di contributi, deve lavorare molti anni nella sua vita, insomma, no? E deve fare anche un lavoro abbastanza buono, per cui difficilmente arriverà a 1.440 euro al mese a 62 anni. Siccome la gran parte o molti giovani devono
non stanno più pensando, insomma, alla pensione, non avranno una vita lavorativa che gli permette la pensione. Magari qualcuno fa qualcosa, insomma, si arrangia, trova delle nicchie di mercato, eccetera. A quel punto là non gli conviene pagare contributi pensionistici, se ha la possibilità, attraverso un commercio o qualcosa, insomma, di comprare direttamente, di investire se guadagna qualcosa e se vuol pensare al suo futuro, se ha un surplus che gli avanza rispetto a quelle che sono le necessità della vita di tutti i giorni, insomma, se riesce a far fronte alle necessità della vita di tutti i giorni e anche a mettersi via qualcosa, invece che investirlo in beni, se riesce ad avere uno spirito, se riesce ad avere una visione, insomma, per il futuro, in beni che poi possa, all'età della pensione, in qualche modo rivendere oppure far fruttare. Questo metodo di pensione contributiva, che sembra la panacea, sembra lo strumento più felice, insomma, no? Nessuno lo contesta, anzi si contesta il fatto che una volta siano state pagate le pensioni con un altro metodo, insomma con quello retributivo. Mentre secondo me il metodo retributivo, a parte le pensioni baby, a parte certe cose che sono state fatte in un certo senso, ma insomma faceva sì che c'era un rischio da parte di tutte e due, no? Nel senso, io potevo essere avvantaggiato a versare dei contributi, non so quanto avrei versato, ma sapevo che dopo un certo numero di anni di lavoro io sarei andato in pensione con una percentuale dell'ultimo stipendio, insomma. Quindi, insomma, più cercavo di migliorare la mia vita lavorativa, il mio lavoro, lo stipendio, insomma, in qualche modo che prendevo, più pagavo di contributi in rapporto allo stipendio, ma anche più era grande l'ammontare della cifra con cui andavo in pensione. E quindi, insomma, ovviamente se morivo l'anno dopo, perdevo tutto. Insomma. Il discorso delle pensioni di reversibilità penso che verranno anche queste abbastanza presto ritoccate, insomma, per cui lasciamole perdere, insomma, per il momento. Sarà un altro punto, insomma, su cui si concentrerà l'azione un po' del governo, non so se di questo o dei prossimi. Esisteva un'alea per me, insomma, no? Che potevo rappresentare un costo se sopravvivevo molto a lungo, se andavo in pensione molto presto, ma insomma, una volta messo un limite al pensionamento, poi gli anni di aspettativa di vita, quella è. Mi sembrava che questa cosa comportasse come dire, un maggior impegno da parte dello Stato, ma anche nello stesso tempo un maggior rischio e un maggior stimolo per me per rimanere nell'ambito, per fare dei versamenti contributivi, magari nella speranza di sopravvivere più a lungo, nella speranza che questi versamenti contributivi mi sarebbero in qualche modo stati restituiti con degli interessi. Con questo sistema, diciamo così, che lo Stato, diciamo, si comporta peggio di un'assicurazione privata. Mi piacerebbe che si discutesse, insomma, che questa innovazione che è stata apportata, no? Sulle pensioni contributive, in realtà non è una panacea, insomma, potrà risolvere in parte i problemi dello Stato legati al costo pensionistico, ma penalizza molto i pensionati. Penalizza molto tutti i pensionati, soprattutto i pensionati a venire, insomma. E forse potrebbe anche ritorcersi contro lo Stato stesso nel momento in cui si capisse che effettivamente non conviene più, insomma, non c'è nessun vantaggio, nessun dare un contributo allo Stato perché poi lo Stato si faccia garante o ti copra nelle debolezze. A uno stato sociale. E qui si tratta di pagare dei soldi e se tutto va bene li avrai indietro in un lungo corso di anni svalutati e tassati. E se va male non riuscirai neanche a recuperare quello che hai pagato, quello che hai versato, insomma, no, se lo terrà lo Stato. Certo, andrà ad altri probabilmente, insomma lo userà per pagare altri, però a questo punto, insomma, qual è il tuo interesse? Non è che hai più interesse a questo punto ad andare sul mercato
privato e a pagarti una contribuzione, fare una contribuzione solo volontaria e a pagarti una tua pensione, oppure a tenerti quei quattrini e a investirli, a investirli in maniera diversa, insomma, a metterteli da parte per conto tuo e se sei capace, se li sai usare, eccetera, a ricavarne poi un reddito maggiore di quello che è in grado di darti lo Stato con questo sistema a livello pensionistico.